una delle donne più eleganti del mondo, donna Marella Agnelli. Eccola a Torino, la città dell'eleganza, durante una visita alla mostra Flor 61, dove il mago delle rose, Alain Meillant, ha presentato il suo capolavoro. Che cosa c'è di più elegante di una rosa? E queste rose, che hanno vinto il primo premio a Flor 61, sono state chiamate Marella in omaggio a donna Marella Agnelli. Anche una rosa dedicata a una delle donne più raffinate del jet set mondiale. Marella Caracciolo Agnelli, scomparsa nelle scorse ore nella sua casa torinese, era da sempre un simbolo di stile e di eleganza. Era nata a Firenze il 4 maggio del 1927. Suo padre era lo scrittore e diplomatico Filippo Caracciolo, principe di Castagneto. La mamma, Margaret Clark, era una statunitense originaria dell'Illinois. Dopo il diploma in Svizzera, Marella, fin da ragazza grande appassionata di arte e fotografia, frequenta l'Académie des Beaux-Arts e poi l'Académie Julien di Parigi, prima di trasferirsi a New York e diventare fotografa. Sul finire degli anni 40 rientra in Italia e nel 1953 le nozze a Strasburgo con uno degli uomini più ambiti e corteggiati del mondo, l'avvocato Giovanni Agnelli. Una vita nonostante tutto defilata e riservata la sua, all'insegna dell'arte e dell'estetica e lontana dal mondo dell'industria e della finanza. Nel 1973, su richiesta della famosa fabbrica di tessuti in Svizzera, Abraham Zumsteg realizzò una serie di disegni per tessuti d'arredamento, a cui seguirono le collezioni in Italia per la ditta Ratti di Como, in Francia per gli stabilimenti Steiner, negli Stati Uniti per la Martex e numerosi lavori per la Marshall Fields. Nel 1977 ottenne negli Stati Uniti l'Oscar del disegno con il premio Product Design Award of the Resources Council. Altra grande passione della sua vita è stato il giardinaggio, a cui ha dedicato molti libri, tra cui quello scritto nel 2014 a quattro mani con la nipote Marella Caracciolo Chia, intitolato Ho coltivato il mio giardino. Nasce un po' come un gioco, un progetto da fare insieme, l'idea del giardino come lo spirito di una persona. Quindi certo, Marella ha certamente coltivato molti giardini belli, diversi tra loro, giardini di mare, giardini di montagna, di campagna, un giardino nel deserto in Marocco, però coltivando questi giardini credo che abbia molto coltivato anche se stessa, i rapporti con le persone che la circondavano e anche il suo gusto, che poi è una parte, il gusto che non è, vuol dire bello o brutto, vuol dire proprio il gusto della vita, essere in ascolto della natura, capire la natura, studiarla, conoscere le piante. Ecco, in questo coltivare i giardini lei ha coltivato anche un aspetto molto importante di se stessa, direi. Presidente onorario della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, è stata anche vicepresidente del Consiglio di Palazzo Grassi a Venezia e dell'Associazione degli Amici Torinesi dell'Arte Contemporanea. Nell'ottobre 2000 fu insignita del titolo di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I funerali di donna Marella, per volere della famiglia, si svolgeranno in forma strettamente privata.